che ci fosse l'espansione completa del borgo di Piedimonte, quindi l'estensione di cui abbiamo parlato l'altra volta verso valle. È un'idea questa, probabilmente però neppure tanto peregrina. Immaginatevi il borgo medievale arroccato su, lo vedemmo l'altra volta, c'era una parete rocciosa sotto che era praticamente la fine della parete rocciosa che si incunea nella valle del Torano e poi nella valle dell'Inferno. C'era questa cortina di mura su di un lato vi era il castello, l'attuale palazzo ducale, che è proprio qui sopra, ma sotto c'erano rocce vive, eccole qua tra l'altro, che siamo sotto il castello. Sapete che qui c'è una scala all'interno dell'edificio, c'è una porta praticamente e poi una gradinata che arriva nel giardino del palazzo ducale, era proprio il diritto di passaggio o comunque la comunicazione diretta che c'era tra il castello e il convento, costruito comunque per volere dei signori di Piedimonte. Quindi questa parete continuava, abbracciava un pochino tutta quanta la rupe e andava verso la valle del Torano. Sotto questa parete, prima ancora probabilmente la costruzione dello stesso convento San Tommaso, ma comunque gli anni sono quelli, perché sono gli anni della prima espansione a valle, fu costruita la chiesetta di San Biagio. Fu costruita lì sotto su un luogo di passaggio. Accanto aveva un piccolo ospizio o ospedale, così viene conosciuto dai più. Non era l'ospedale per i malati, ma era il luogo che ospitava i pellegrini. Chi c'era l'altra volta quando siamo saliti su San Giovanni ha sentito che io dicevo che era un luogo di passaggio per i pellegrini, c'erano questi grandi itinerari, no? Verso San Michele al Gargano, verso la Terra Santa, la Via Francigena, quindi ci si muoveva molto di più di quanto ci si muoveva. C'era allora questa chiesetta piccolina con questo piccolo edificio a fianco, che non è la grande casa a destra, non so se avete presente la chiesetta, a sinistra c'è quel grande edificio con quel bellissimo portale in pietra, quella rossa di legno che c'è sopra, ma è invece il corpo di fabbrica a destra della chiesa guardando la facciata, ovviamente è molto modificato, non ci sono più le volumetrie originali, però era su quel lato che c'era. Quindi immaginatevi questo piccolo edificio in pietra che guardava su un prato, dietro aveva una rupe, infatti dietro ci passa quello che attualmente è il Vico Stretto, no? E lì forse c'era questa strada di accesso poi al borgo sopra, salute dietro il piccolo edificio, davanti probabilmente un prato che andava verso il fiume e dall'altra parte il bosco oppure i frutteti che salivano dal versante verso attualmente lo Scolpeto o la zona di là. Immaginatevi il pellegrino che arrivava e entrava in quella chiesetta. Già adesso quando entriamo rimaniamo un po' stupefatti, però di fronte non c'è più nulla, mentre prima era assolutamente un colpo di colore eccezionale. Domenico, stessa cosa, intorno non c'era tutto l'agglomerato di case, ma era un convento appena sotto il borgo, arroccato sotto in modo che potesse ancora godere della protezione. Dall'altro lato, di fronte a San Biagio, veniva costruito poco più tardi, veniva costruito poi il monastero di San Salvatore, costruito lì per portare un pochino più in una zona protetta le monache che invece prima stavano nella San Salvatore originale. Sapete dove erano? Il monastero di San Salvatore, la stazione ferroviaria, dove attualmente c'è la stazione ferroviaria. C'era questo enorme monastero, importantissimo tra l'altro, e quando hanno fatto dei lavori 15 anni fa, probabilmente sono stati fatti dei lavori di ampliamento, insomma, della stazione, della zona un po' più a valle della stazione, sono state trovate le fondamenta della grande basilica, una basilica grandissima. Tra i ruderi di questo monastero, per esempio, è venuta fuori il frammento del calendario di Fama, perché ovviamente si costruiva con quello che si aveva, no? Siamo in un periodo molto post-romano, quindi quello che si trovava, lo stesso anfiteatro di Alife, sappiamo, è stato completamente smontato e usato per le costruzioni di Alife. Queste emergenze architettoniche, presenze, diciamo, religiose, che erano
notevoli a Piedimonte ora sono inglobate nel contesto urbano un po' disordinato e disorganizzato. Ma se impariamo a guardarle e a cercare di astrarle un pochino da quello che sono diventate oggi, il monastero è diventato un condominio, insomma in gran parte le volumetrie sono completamente cambiate, se non trasformate, se impariamo a guardarle in questo modo probabilmente ci viene anche la curiosità di vedere che cosa, come fossero in origine e interessarci anche di che cosa contengono. Noi appunto ora siamo qui in un luogo che ci presenta le origini della nostra storia, anche se poi ne è passata di acqua sotto i ponti del Torano da quando c'erano i Sanniti, ma quindi poi spostati romani eccetera, un percorso, un excursus molto diverso che ha trasformato tutta la comunità. Ma stranamente ci fermiamo, abbiamo una particolare attenzione, un particolare interesse, secondo me, questa è una mia considerazione, su alcune cose, come se il nostro interesse selezionasse alcune cose e le ritiene più importanti di altre. In questa sala, per esempio, noi pensiamo che il più grande tesoro sia il bronzetto, forse così non è. Magari sì, intorno al bronzetto abbiamo creato un mito e poco guardiamo quei vasi, ad esempio. Nell'intero complesso del museo pensiamo che tutto il tesoro sia qui, quindi rivalutando anche i vasi e le perti tombali, e dimentichiamo completamente quello che c'è al piano. Così come per esempio pensiamo che il Medioevo sia la cosa più bella che c'è, quindi se non abbiamo una chiesa medievale, degli affreschi medievali eccetera, pensiamo che in fondo non ci offra molto il nostro territorio, e non consideriamo per nulla magari il 600, il 700, dicevamo l'altra volta, che invece è il periodo veramente d'oro per Piedimonte, il periodo in cui Piedimonte è diventata veramente una delle capitali del regno. Non è un'esagerazione di un piedimontese, sono i non piedimontesi che lo dicono. Personaggi come Orra San Severino, per esempio, ultimamente sono tornati un pochino sulla bocca di tutti, ma pochi conosciamo chi fosse veramente e quanto avesse veramente inciso proprio nel legame di Piedimonte con la capitale del regno e quanto fosse importante. Ieri diceva Laura, la direttrice, io non riesco a rendermi conto del perché i piedimontesi non capiscano cosa significa il fatto che Aurora San Severino ospitava Händel a dormire a casa sua. Era talmente appassionata di musica che si era fatta costruire un teatro personale, un vero e proprio teatro che funzionava, eccetera. E talmente poca è stata negli ultimi decenni la consapevolezza di Piedimontesi di questo grande tesoro che avesse, e non solo, allora era un esempio, che abbiamo fatto sì che ciò che rimaneva dell'arredo del teatro scomparisse definitivamente. Nessuno sa dove sia, eppure le foto le abbiamo. Dall'inventario della quadreria dei Gaetani, giusto? Esattamente. Per dire, io mi ricordo nell'85 fu che ci fu un furto a Palazzo Ducale. Chi se lo ricorda? Ma in effetti pure nel 1799. Sì, ovvio. No, però io dico, mi pare recentemente, cioè nel dia l'85 e dia l'altro ieri, ci fu un grande furto a Palazzo Ducale. Mi pare che i ladri abbiano lavorato per giorni, non so se voi lo ricordate, qualcuno lo ricorda. Hanno lavorato per giorni, hanno fatto un buco in un muro. Se voi passate sotto il passaggio, diciamo che chiamiamo Spigni e Palazzo Ducale, in termini nostri, quel passaggio coperto tra la piazza inferiore e quella superiore, tra il portale inferiore e quello superiore, a sinistra, appena dopo gli archi, appena si esce al di fuori della parte coperta, c'è una porta. Quella porta è stata aperta per tantissimi anni, eccetera. C'è una piccola parete che la separa dall'interno del palazzo. Hanno intuitivamente capito che lì bastava fare un foro e entravi dentro al palazzo. Hanno fatto un foro, sono entrati dentro, sono stati giorni all'interno con le scale e hanno svuotato la parte appartenente alla provincia, soprattutto, e una parte di quella privata. Hanno svuotato delle ultime cose che c'era. Poi furono, stranamente, la notizia si seppe,
è stato rinvenuto, alcuni di questi quadri furono rinvenuti a Milano, se non ricordo male. Canale 5 all'epoca, proprio i primissimi TG di Canale 5, diede la notizia. I piedimontesi all'epoca scoprirono che c'era una quadreria importantissima, perché a Canale 5 dissero quello che era il patrimonio dei Chetani, il Palazzo di Piedimonte, che in gran parte poi era stato portato a Roma o in altre collezioni. Tra questi, grazie per l'elenco, infatti. Alcune si posseggono tuttora, le altre opere non si sa dove siano finite. Riteniamo opportuno perciò segnalare almeno quelle dei più celebri artefici, con riportare le relative dimensioni affinché più facili possano uscire in cerchio presso gallerie pubbliche e private. Vabbè. Elencando un Raffaello Sanzio. L'inventario dice testualmente: un quadro di palmi 4,5 e 5,5 alto con Madonna, Bambino e San Giovanni, con cornice negra, con tre ordini di intagli dorati, quattro cimasi intagliate e dorate di Raffaele. Due quadri di Tiziano c'erano, e c'era la descrizione dei quadri di Tiziano. Del Caravaggio riporta un quadro di palmi 4 e 3 traverso con ritratto del Tasso e cornice liscia in dorata di Polidoro di Caravaggio. E un quadro di palmi 5 e 6 con una zingara è la descrizione di, sì, dell'inventario, dei quadri, l'inventario, e poi si conta l'inventario della quadreria dei Gaetani, che esiste un documento storico. Correggio, Giorgione, Raffaello, Tiziano, Vasari, Barroccio, Fattori, Caravaggio, Zuccari, Bassano il Vecchio, Bergognoni, Parmigianino, Schedoni, Rubens, Van Dyck, Reni, Brugger, Salvador Rosa, Claudio Lorenese, Ribera, Brillo, Domenichino, Lambranco.